Buonasera e bentrovati a TG Bergamo Primo Piano. Siamo qui questa sera con Carlo D'Alessandro Caprice. Buonasera. Buonasera. Direttore artistico del Sebino Summer Class and Festival. Allora, innanzitutto, per parlare di questo festival, come è nata quest'idea? L'idea è nata 4 anni fa, da un progetto che accomuna tanti docenti che partecipano spesso alla nostra attività di orchestra, che è quella dei musici di Parma. L'idea è nata dal presupposto essenzialmente di dare la possibilità a dei giovani di poter avere delle lezioni di alto livello, dato da docenti, da musicisti che provengono da tutto il mondo, dalle più importanti orchestre europee e nazionali, e soprattutto dare loro l'opportunità di poter suonare in un circuito che poi abbiamo creato, che è proprio quello del festival. E questo è nato così, questo progetto, e di anno in anno si è completato, si è armonizzato con il territorio, fino a diventare quello che è stato un po' la somma di quest'anno, con tanti appuntamenti, tanti docenti veramente che sono venuti sul lago di Iseo per impartire le proprie lezioni, per dare la possibilità di apprendere la qualità e l'eccellenza proprio della musica e del fare musica insieme. Ecco, appunto, siamo giunti quindi alla quarta edizione e come sta andando a livello di pubblico? Beh, questo dobbiamo sempre scindere le due cose. Il Sebino Summer Class Festival ha due componenti, una matrice prettamente legata alla specializzazione di giovani che vengono un po' da tutto il mondo per perfezionare la propria arte, che è quella del musicista, con delle masterclass che si sono tenute, si sono completate giusto 2 giorni fa, il 5 di agosto, e che ha visto una partecipazione veramente di tantissimi giovani, circa 130 ragazzi, che è la cosa particolare e bella, che veramente da tutto il mondo sono venuti. Parlo di Sudafrica, Cina, Corea, dalla Russia, dal Conservatorio Tchaikovsky, conservatorio importante, dal Canada e poi da tante altre nazioni europee e italiane. E dall'altra parte invece un festival che ha visto la presenza sia dei docenti e di artisti ospiti di livello internazionale, ne cito solo alcuni: Christoph Hartmann, Simonide Bracconi, Matthias Rach. E la componente importante è anche la presenza di questi giovani che poi si sono esibiti in concerti pubblici con l'Orchestra dei Musici di Parma. E quali sono gli appuntamenti che rimangono ancora per essere visti? Un cartellone molto ricco, purtroppo sono rimasti 2 appuntamenti, uno il fine settimana, il venerdì a Riva di Solto, con un concerto lirico dedicato a Verdi, visto il bicentenario, l'occasione, poi visto che il nostro marchio è legato al territorio di Parma, come musici di Parma, e l'ultimo appuntamento invece il 28 di settembre, presso le cantine Bella Vista, che è il nostro sponsor, è stato da sempre vicino a questo progetto, dove ci saranno tante sorprese con la presenza di Alessandro Quarta, dei Musici di Parma e di altri artisti che faranno un progetto molto particolare legato sempre a Verdi. Ricordiamo un punto di forza grande del festival è appunto la gratuità dell'evento. Sì, sono tutti gli appuntamenti sono stati gratuiti, perché è importante far capire la presenza della musica, la presenza e soprattutto far conoscere questo territorio, che è un territorio molto bello, che a volte non conosciuto, e vanno riscoperti tanti luoghi particolari, e secondo me e secondo tutta l'organizzazione, insomma, fare degli eventi gratuiti è un modo per poter dare ancora più spinta a quello che è il discorso turistico del territorio del lago Sebino, da cui insomma parte tutto il fulcro dell'attività. E per la futura quinta edizione avete già qualche idea? Ebbene, siamo già in movimento, perché devo dire c'è stato un riscontro molto importante da parte dei ragazzi, per cui tutti i ragazzi che sono venuti a fare la propria esperienza di masterclass con i vari docenti sono rimasti tutti molto colpiti dal
tipo di accoglienza, dalla situazione e dalle possibilità veramente che hanno avuto in questi giorni di poter perfezionarsi sia a livello artistico ma anche avere un contatto umano con i propri docenti, cose che molto spesso non accade nell'ambito sia dei conservatori sia delle strutture diciamo normali italiane, cioè avere un contatto diretto con il proprio insegnante, uscirsi a cena, a pranzo o andare a dividere un momento del concerto insieme a lui. Queste sono cose, esperienze che rimangono nell'ambito della formazione musicale, si imprimono proprio nella propria coscienza e quindi rimangono come tappe fondamentali della crescita di un ragazzo. Quindi una quinta edizione che speriamo sia ricca di tanti appuntamenti, come lo è stato quest'anno, che sono stati circa 26 appuntamenti fra aperitivi, musica e concerti, e con tante sorprese, perché già ci hanno dato adesione e disponibilità alcuni grossissimi docenti di livello internazionale, che proprio vista la situazione, visto il modo e l'interesse che hanno i giovani a perfezionarsi presso il Lago di Seo, hanno dato la loro disponibilità. Poi dovremo trovare tutti i modi e i tempi per poter conciliare i loro impegni con la nostra programmazione. Ed è un'iniziativa particolare anche perché si è vista una delle rare situazioni in cui Brescia e Bergamo hanno collaborato. Questo è vero, due territori che spesso sono ostili fra di loro, almeno siamo riusciti a, perché è un valore talmente alto quello della musica e quello della cultura, e che insomma ha un riscontro oggettivo, e soprattutto l'idea finalmente di unire un territorio che si vasto ma anche che ha sempre avuto dei legami musicali, cioè non esistono nella musica, per fortuna non esistono queste barriere, e questo ci fa molto piacere perché abbiamo unito il territorio di Bergamo e il territorio di Brescia. Quest'anno addirittura anche due capoluoghi di provincia hanno partecipato e hanno avuto due concerti nell'ambito del festival, e soprattutto buona parte dei comuni che appartengono al Lago di Seo hanno ormai da tempo, già da due anni, partecipato, patrocinato l'evento, e quindi 10 comuni del lago partecipano a questa iniziativa, oltre poi a Bergamo e Brescia, come ho detto, e quindi questo ci fa molto piacere. Speriamo l'anno prossimo insomma di fare un plan, visto che i comuni sono 16, e di completare il tutto. Però è un'iniziativa veramente che ha avuto un bel riscontro, è un pubblico che inizia a seguirci in ogni appuntamento, quindi è affezionato a tutte le attività che noi stiamo svolgendo, e questo ci fa piacere molto, perché significa che è una manifestazione che ha un suo riscontro, e quindi anche la qualità che noi offriamo viene capita, percepita, ed il pubblico è attento a questo. Questo ci fa molto piacere. E da ultimo, come di consueto, chiediamo i vostri contatti per chi volesse informarsi. Sì, noi abbiamo un sito che è www.sebinosummerclass.it, dove si possono trovare tutte le notizie riguardanti i prossimi appuntamenti, le news, tutto quello che è stato fatto nell'arco di questo mese e mezzo, e una pagina Facebook che è Sebino Summer Class, dove ogni giorno quotidianamente vengono date notizie o riportate foto e tutto ciò che è stato fatto durante l'arco di questo mese e mezzo. Ok. Il tempo a nostra disposizione è terminato, ringraziamo Carlo D'Alessandro Caprice per essere stato con noi e auguriamo ai gentili telespettatori di Video Bergamo una buona serata.